Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, anche se non è un buongiorno. Io mi sono riservato di fare il video su questa situazione grottesca della penalità alla Juventus perché sono stanco. Sono stanco di vedere due pesi e due misure, sono stanco di vedere una giustizia sportiva che funziona in modo, secondo me, assurdo. Assurdo. Perché c'è poco da dire, ragazzi. Se la Juventus ha fatto delle plusvalenze, delle cose artificiose per i bilanci, l'ha fatto con qualche altra società che era d'accordo. Quindi punire solo la Juventus è l'ennesima dimostrazione che in questo paese, che se ne dica, la Juventus è sempre sotto schiaffo di qualcuno. Io mi sono rotto veramente le palle. Mi sono rotto veramente le palle. Non so se la proprietà stavolta si difenderà come si deve. Io vi dico questo, se non tirano via questa penalità alla Juventus, nel ricorso che spero facciano pesantemente i proprietari della Juventus, per me la Juventus che conosco io muore quest'anno. Finché non vendono questi la Juventus, io sinceramente mi sono veramente rotto le palle. Perché no, non posso credere che tutte le altre società che hanno fatto le stesse cose la passino liscia come Calciopoli e venga punita sempre solamente la Juventus. Io sinceramente non. Abbonamenti, niente, basta. Calcio per me non prenderà più una lira da me il calcio. E quelli che hanno tifato la nazionale, che sono tifosi della nazionale, che esultano per la nazionale, io me ne sbatto altamente il cazzo dal 2006 della nazionale. Perché fanno schifo dal primo all'ultimo. La FIGC non fa, cioè la Juventus è una cosa a sé stante nel calcio italiano. Tutti gli altri tifosi, vederli esultare per la penalità e parlare di radiazioni, gente che ha portato valigette, gente che è stata retrocessa per illeciti sportivi seri. Gente che se l'è sgamata con spalmamento di debiti per 20 anni e noi veniamo sempre e comunque puniti? No, io non ci sto più, ragazzi, io non ci sto più. E quelli che fanno i buonisti del cazzo, vuol dire che non hanno capito. La Juventus, purtroppo, da questo punto di vista, non si difende, non si difende. Io voglio vedere il ricorso e cosa riescono a ottenere. Io ritirerei la squadra dal campionato, basta, basta, deve finire sta storia qua, deve finire. Io sto troppo incazzato, ragazzi, mi hanno fatto passare tutta la voglia di seguire il calcio. Se va a finire così, per me il calcio muore qui. Buona mattinata, ragazzi, e forza Juve sempre.